Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo interattivo. Andiamo a vedere cosa prova, cosa pensa e cosa farà la persona che state pensando. Quindi iniziamo a vedere prima che cosa prova questa persona, quali sono i suoi sentimenti. Abbiamo il martello, luce interiore. Solitudine, indisposizione, vanità e fondo mazzo apparenza. Sicuramente non è proprio sincero, nel senso che forse questo mettersi da parte, questa un po' vedo proprio che si mette da parte, ti mette dei limiti, si mette proprio dietro a qualcosa, scappa, si nasconde, non è chiaro. Vedo che è proprio tutta un'illusione, non è vero. Probabilmente è qualcosa che fa da tempo, è probabilmente una persona molto testarda. In questo momento però sta cercando di capire un po' più se stesso. Nonostante questo pensiero ossessivo per te, si è messo un po' in disparte. Ecco perché proprio non può essere che proprio non ti risponde neanche dei messaggi a chiamate. Ti ha messo proprio dei limiti veri e propri. È una persona proprio molto orgogliosa. Insomma, però tutto questo in realtà non è vero. Io vedo proprio che è solo una maschera. Allora, andiamo a vedere cosa pensa. Cosa pensa questa persona di te? Ok, abbiamo la falsità al rovescio. Poi la disgrazia al rovescio. Le pietre preziose al rovescio, il ladro al rovescio e fondo mazzo la morte. Diciamo che con l'energia della falsità al rovescio c'è proprio un po' lui, come dire, è come se mettesse un po' la fine di queste pene, no? Perché insomma, questa è proprio un'ossessione. Oddio. È come se non riuscisse proprio a staccarsi. Difatti, lui vuole proprio finire tutto questo periodo, vuole proprio mettere fine a questa lontananza. Forse non lo fa solo per orgoglio, appunto. Io penso che sia proprio lui stesso questo ostacolo di se stesso, proprio il suo orgoglio, il suo ego, insomma, un po' una persona particolare. Ma per fortuna vedo che vuole cambiare questa cosa, quindi bene, meno male. Adesso andiamo a chiedere che cosa farà questa persona nei tuoi confronti. Abbiamo il fondo mazzo il vedovo, c'è il dottore, quindi sicuramente sì, qua comunque potrebbe avere dei rimpianti, potrebbe insomma comunque portare rispetto a te, anche se forse. Vediamo, allora, qua è una persona disponibile, quindi con il vedovo vedo proprio una persona che è in apprensione, quindi come se volesse riconciliare. Abbiamo la prigione, quindi ritorno al fatto come prima martello, quindi lui è come se proprio non riuscisse a fare altro che pensarti, ed è per questo che poi ritorna. Difatti, vedo proprio che
proprio luogo sicuro, qua ritornerà a casa, ritornerà proprio in questa stabilità, vede proprio un nuovo inizio, finalmente, bello tra l'altro, fedele, molto bello. Bene, difatti lui finalmente si comporterà in maniera bella, finalmente ci sarà un'evoluzione. Quindi ci sarà proprio una realizzazione di questi desideri, forse quello di andare a convivere, chi lo sa. Vedo proprio una persona disponibile di cui ti puoi fidare. Quindi sì, una persona che può anche ascoltarti. Vedo che c'è del pensiero perché forse potrebbe aver paura di averti perso. Ecco perché abbiamo l'energia del vedovo. Benissimo. Allora andiamo a vedere. Un consiglio per voi che può essere aggiuntivo a questa stesa oppure che non c'entra nulla, ma può servire per altro per voi. Sicuramente è un messaggio dell'universo che deve arrivarvi e me ne sono scesi tre. Allora, il primo è: stai cercando di essere o di avere? Il secondo è: io ho cura di te, fallo anche tu. Coltiva il tuo essere senza badare le apparenze. Bene. Poi abbiamo: il tuo impegno sarà premiato, continua così. Molto bene. E poi abbiamo il quarto in realtà. L'amicizia è preziosa e coltivandola otterrà un raccolto importante. Quindi, bene, direi che ci sono consigli in più. Io per curiosità prendo anche il fondo mazzo e abbiamo, anziché affannarti per mettere tappeti ovunque, indossa delle buone pantofole. Quindi cerca di prendere le cose in maniera più leggera, cerca di alleggerire le cose, cerca di non prendere la via più difficile, no? Cerca di badare un po' più a te stesso senza guardare alle apparenze. Cerca anche di capire se stai cercando di essere oppure di avere. E tra l'altro ti dicono che il tuo impegno sarà ripagato, premiato, quindi continua a fare quello che stai facendo. Tra l'altro ti ricorda di quanto è importante l'amicizia, di non perdere le tue amicizie. Questo è tutto. Io vi ricordo che faccio anche consulti in privato, potete contattarmi su Facebook, Instagram e TikTok, Lady Moon Official. Ci vediamo in un prossimo video.